romance beneath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the... Buonasera a tutti i nostri telespettatori, la consueta puntata del giovedì su 7 Gold di 7 Sera dedicata al vino la facciamo questa volta direttamente dal Vinitaly, dal padiglione Lombardia, denominato da tutti il salotto del Vinitaly, e abbiamo come nostro ospite dottor Bettoni, il presidente di Union Camere Lombardia. È il momento dell'esordio, qualche sensazione? Beh, sensazione eccezionale, devo dire il salotto buono del Vinitaly, diciamo questo perché evidentemente la Lombardia con i suoi splendidi vini sta dimostrando di non temere confronti con nessuno. L'aver puntato negli anni scorsi sulla qualità è stata l'arma vincente della nostra vitivinicoltura e quindi Regione Lombardia e Camere Commercio Lombarde sono ben liete di appoggiare, di sostenere e di aiutare il percorso virtuoso avviato da queste nostre centinaia di piccole e medie imprese che si stanno affermando su tutti i mercati del mondo, quindi non soltanto a livello lombardo o nazionale già di per sé stesso importante, ma soprattutto le esportazioni nel 2013 sono aumentate addirittura dell'11,6% sul 2012 rispetto al 7,3% delle esportazioni vitivinicole nazionali, quindi un risultato straordinario che già di per sé la dice lunga sulla qualità e sulla appetibilità dei nostri vini. Ecco, a proposito di qualità dei vini, dopo questi numeri, questi dati importanti, ricordiamo oltre 200 aziende presenti, ma adesso il presidente Bettoni mi accompagnerà a fare un giro in alcuni dei consorzi più rappresentativi della regione e assaggeremo insieme qualche vino. Bettoni, siamo arrivati in Franciacorta, una battuta su questo bellissimo vino che ha nel suo calice Franciacorta. Beh, qui è la quintessenza della bontà, della straordinarietà di un vino che è diventato un fiore all'occhiello della vitivinicoltura non solo italiana ma europea. Ecco, siamo qui nello stand del consorzio con Savioni, l'amministratore. Franciacorta è sinonimo delle bollicine metodo classico italiane. Cosa rappresenta nel nostro mondo vitivinicolo? Sicuramente Franciacorta rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy in Italia. È riuscito anche in un tempo molto breve a imporsi all'estero, dove stiamo riscuotendo interessantissimi successi non solo di crescita dell'esportazione ma soprattutto di apprezzamento del pubblico. Vogliamo ricordare i vitigni principali con quali vengono fatte queste bollicine? I vitigni principali sono Chardonnay, il Pinot Nero e il Pinot Bianco, e nella composizione delle differenti cuvée riescono ad esprimere uno dei massimi prodotti della produzione dello Champenoise italiano. Recentemente, mi riferisco ai dati del 2013, abbiamo venduto oltre 14 milioni di bottiglie nel mondo. Le aziende associate al consorzio sono in continua crescita e ad oggi risultano essere 108 e i primi mesi dell'anno 2014 confermano un trend di forte crescita addirittura superiore a quello dell'anno precedente. Direi che la eccellenza della viticoltura italiana è in questo bicchiere. Siamo arrivati nella zona del Lugana, una DOC divisa fra Lombardia e Veneto, Brescia e Verona, di grande successo. Bettoni? Lugana, un nome, una tradizione, un territorio fantastico, produttori altrettanto fantastici per un prodotto di eccellenza che il presidente Luca Formentini andrà a dettagliare meglio. Ecco Luca, credo che stiamo parlando di un grande vino bianco ma anche uno dei fenomeni di più grande successo degli ultimi anni, quindi credo ci sia molto orgoglio a dirigere un consorzio vincente che ha veramente una marcia in più. Sì, è stato sorprendente questa crescita del nostro prodotto. È un vino che sa trasformarsi in varie tipologie perché l'uva turbiana permette diverse interpretazioni, dal Lugana più fresco d'annata fino al Lugana riserva che presentiamo al Vinitaly di quest'anno, e una delle caratteristiche più belle di questo vitigno è la sua capacità di rendere delle grandissime caratteristiche di servevolezza quando è giovane
e di evolvere negli anni in modo sorprendente, come pochissimi vitigni autoctoni italiani possono fare. Io ho avuto il piacere, grazie al vostro direttore Carlo, di assaggiare De Lugana del 2001 ed è stata una grandissima sorpresa vedere la capacità di percorrere gli anni. Alla salute! Siamo arrivati adesso in un nuovo DOC, Valtenesi, zona Lago di Garda. Bettoni? Valtenesi, terra di Lago di Garda, un terroir straordinariamente importante per i vini che tradizionalmente si conoscevano e si conoscono. Valtenesi oggi lancia un grande brand, lancia un grande chiaretto. Un chiaretto che sicuramente raggiungerà i livelli di eccellenza già dimostrato con altri vini e con altri grandi prodotti. Anche questo può diventare e diventerà un'eccellenza nel panorama nazionale, ma direi anche e soprattutto nel panorama internazionale, viste le qualità intrinseche di un vino che può essere definito una grande realtà della viticoltura nazionale. E qui vicino a noi abbiamo uno degli esponenti, dei membri del Consorzio Valtenesi, Sante Bonomo. Cosa vuole aggiungere sul chiaretto e sulle sue qualità rispetto a quello che ci ha detto il Presidente di Unione Camere? Stiamo cercando di interpretare al meglio una tradizione centenaria del nostro territorio. Per la prima volta il Consorzio si presenta unito in uno stand che raggruppa tutti i produttori della zona e vogliamo proprio far comprendere a coloro che si avvicinano a questo nostro territorio che in questo territorio c'è un vino di grande tradizione, un vino piacevolissimo, elegante, un vino che ricorda soprattutto i momenti di vacanze, i momenti di relax in un ambiente come quello gardesano che offre insieme al vino anche questa possibilità. E credo di interpretare il desiderio di tutti di fronte a un vino di un colore così bello e allegro e fare un brindisi tutti insieme. E siamo ancora in provincia di Brescia, Bettoni, Montenetto. Un piccolo consorzio ma che esprime un grande vino pieno di cuore, pieno di che dà emozioni straordinarie e quindi direi un piccolo gioiello nel panorama vitivinicolo bresciano che tende sempre di più a conquistare il mondo. Abbiamo qui la signora Marinelli, presidentessa del consorzio, nonché produttrice. Ci vuole in poche parole dare le caratteristiche principali dei vostri vini? Allora, noi abbiamo tre vini. Allora, abbiamo il DOC che è formato dal 40% Marzemino, 20% di Merlot e 10% Sangiovese. Quindi vino rosso? Vino rosso. Il vino bianco invece è un Trebbiano di Soave o Lugana. Questo è. E poi abbiamo la nostra nicchia che è il Marzemino che stiamo portando in risalto, l'abbiamo lanciato 2 anni fa con la fiera di Vinitaly e sta prendendo dei apprezzamenti notevoli. Quindi invitiamo tutti a venire a scoprire i vini di questa DOC giovane ma molto agguerrita. Certo, siamo qui in 4 aziende più il consorzio a fare degustare tutti i nostri vini. Buon Vinitaly. Grazie. Siamo arrivati nel Mantovano. Mantova, una grande, straordinaria provincia, con un passato eccezionale e un futuro anch'esso da ripercorrere e che esprime 2 grandi eccellenze vitivinicole. E le 2 grandi eccellenze ce le racconta in 30 secondi il presidente del consorzio Bulgarelli. Beh, sicuramente 2 zone viticole che di colpo non sembrano diverse ma in realtà sono molto complementari. Si va dalla zona pianeggiante dell'Ambrusco Mantovano alla zona collinare dove abbiamo i vitigni internazionali come Cabernet Merlot o Chardonnay dove si esprimono delle caratteristiche ben diverse. 9 vini sostanzialmente, le tipologie sono di cui Lambruschi e altri vini della collina dove si passa dal passiti agli spumanti, quindi non, nulla da invidiare ad altre zone lombarde. E se posso chiudere io con un inciso, sono ormai diversi anni che al concorso internazionale del Vinitaly la provincia di Mantova con i suoi vini fa strage dei riconoscimenti. Valcaleppio, una realtà che si sta affermando sempre di più sia sul mercato nazionale che sui mercati internazionali, anche qui l'aver puntato sulla qualità si sta dimostrando vincente. Abbiamo qui Mediolago Albani, produttore ma anche membro del consiglio del consorzio, mi corregga se sbaglio, Valcaleppio famosa per il taglio bordolese, ma in questo Vinitaly c'è una grande novità. Beh, la grande novità che si vede, sono quelle naturalmente le 9 GD delle Terre Colleoni, ma soprattutto c'è il nuovo metodo classico, soprattutto Terre dei Colleoni, che si presenta come prima annata quest'anno dopo aver ottenuto l'IGT da qualche anno.
è una grande speranza, anche si pone nel nostro territorio, anche se chiaramente il rosso Val Calepi è quello che rappresenta effettivamente il nostro territorio. Il taglio bordolese noi crediamo che sia il vero prodotto che rappresenti le nostre valli e il nostro territorio. Per cui per quest'anno diamo ancora l'attenzione al taglio bordolese, magari il prossimo Vinitoli faremo un brindisi con le bollicine. Alla salute. Bettoni, siamo ancora in provincia di Bergamo perché non tutti sanno che il vino di Bergamo non è soltanto Val Calepio. No, è anche una grande eccellenza il Moscato di Scanzo, anche qui dare atto e merito ai produttori che hanno creduto nella qualità e hanno saputo dimostrare cose veramente fantastiche, ed è il risultato, lo si vede in questo splendido bicchiere. E qui abbiamo vicino a noi Angelica Cuni, produttore e presidente del consorzio, che ci racconterà in poche parole in cosa consiste il Moscato di Scanzo e qual è la sua eccellenza. Allora, il Moscato di Scanzo è un passito rosso, non molto dolce, è la 10G più piccola d'Italia e viene sviluppato in un territorio di 31 ettari, è una zona veramente molto piccola, in totale vengono prodotte 60.000 bottiglie da mezzo litro. Noi riteniamo di avere un prodotto eccellente, peccato che i nostri numeri non ci permettono di farlo conoscere in tutto il mondo, come dovrebbe essere. Quindi agli appassionati datevi da fare, perché non è così facile reperire una bottiglia. Buon Vinitoli. Grazie. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know.